Golden Goal, da noi solo i migliori. Abbiamo preso due gol un po' da ingenui, però poi mi piace evidenziare la grande reazione della squadra che dal 2-0 è passata al 3-2. Anche l'emozione non l'abbiamo fatto mancare nemmeno l'ultima partita, ma faccio i complimenti a quelli che non hanno giocato mai, come Iorio che oggi ha fatto il suo esordio dall'inizio, è veramente stato importante per la fase, per la vittoria finale, insomma. Sì, salve a tutti. Oggi è l'ultima partita di campionato, i ragazzi hanno giocato un'ottima partita, tranne che siamo stati in svantaggio per due gol, abbiamo avuto il merito, hanno avuto il merito di pareggiarla subito nell'arco del primo tempo la partita. Con due bei gol di Marco Liccardi e Pasqualino Iorio. E là è stata forse la svolta della partita, perché andando a riposo sul risultato di 2-2 che perdevamo 2-0, poi nel secondo tempo sono sceso in campo con un altro piglio. Soddisfatto del campionato, che come è andata?
Stiamo accarezzando i sogni, abbiamo peccato qualche risultato in trasferta, che se veniva qualche risultato in più in trasferta potevamo dire anche la nostra. Beh, tutto sommato va bene così, quinto posto, sono abbastanza soddisfatto. Ecco. Comunque il mister Straniero non lo conosciamo adesso, è un grande tecnico, 40 anni che fa, quindi è un tecnico professionista, a mio avviso, poi gli altri non lo so, secondo il mio parere, perché lui ha lavorato molto con i giovani, ha inculcato la sua mentalità, la mentalità vincente, si può anche sbagliare, sì, ma tutti sbagliamo, io pure, l'allenatore, si può sbagliare, nella vita si sbaglia, però per il lavoro che ha fatto con i giovani ha rivalutato alcuni ragazzi che forse hanno un po' scarichi, lui li ha rivalutati, li ha fatto qualche ramanzina, eppure è giusto che ci sia la ramanzina, ma non per demoralizzarli, anzi per incitarli ancora di più a fare bene. E infatti si è visto oggi in campo con Pasqualini e Orio, che ha fatto pure un gran gol, ma oltre il gol ha fatto anche una bella prestazione, come Petrella, la prima volta che ha giocato, non si sono mai lamentati questi ragazzi, e questa è la mentalità di questi giovani, hanno avuto il loro premio, giusto che sia così, ripeto, Iori ha fatto un gran gol, una bella prestazione, mi è piaciuta. Niente, poi il futuro si vedrà, adesso è finito il campionato, adesso ci prendiamo una lunga pausa di riflessione, poi si vedrà. Poi si vedrà, ecco. Grazie e complimenti ancora. Grazie a voi e saluti allo studio di Golden Goal, perché da noi solo i migliori.